Dico ai padri, insegnate la buona educazione che non costa niente. Non è che crescono meglio se gli diciamo sempre. Dove possa porre le basi di un futuro pregno di promesse. Una scuola con le pareti di vetro, dove non mi senta prigioniero. Datemi una scuola capace di ascoltare e farsi ascoltare, capace di carpire al ragno il segreto per tessere la ragnatela. Una scuola che... Fotografi la mese, quella web. Sì. Buongiorno. Ehi. È piccolo, ovviamente è un augurio a tutti gli studenti della città di Salerno per un buon inizio di anno scolastico. Un augurio ai piccoli, ma cominciamo con un augurio al corpo docente che affronta anche quest'anno la sfida del nuovo anno scolastico in un clima che mi pare migliorato dal punto di vista dell'attenzione che il governo mette nei confronti della scuola italiana. Un grande in bocca al lupo alle famiglie, ovviamente, che saranno impegnate, soprattutto le mamme, ad accompagnare i bambini ogni mattina. E l'appello che io ho fatto e che vorrei fosse accolto, a seguire ovviamente la formazione dei bambini, ad accompagnarli nel processo formativo, ma anche ad educarli, oltre che nella scuola, nelle famiglie, educarli al rispetto reciproco, al rispetto dei beni pubblici. Si apre, per quello che ci riguarda, un anno in un clima di grande serenità, non credo che abbiamo problemi particolari. In questa scuola abbiamo fatto dei lavori per riqualificare il cortile, l'area verde, ma insomma, credo che ci siano tutte le condizioni per avere un anno importante. Ai genitori, devono ritornare a fare gli adulti, non gli amici dei bambini, ma dire più volte no per avere comunque un cammino diverso, un suo impegno anche per quanto riguarda il mantenimento di questa città, di questa regione, perché no per i rifiuti? Beh, un appello che ripeto solitamente perché ci sia sempre grande attenzione per la raccolta differenziata. Questo ormai è un elemento di orgoglio della nostra città e non dobbiamo perdere questo primato, ma soprattutto per le bambine e i bambini, lasciare loro una città gradevole, umanizzata. E poi l'appello per i bambini più grandi ad avere una funzione educativa anche nelle famiglie. Non basta la scuola per educare i bambini, occorre un ruolo vero dei padri e delle madri. A volte abbiamo genitori che non hanno loro per primi il senso della buona educazione. E invece no, bisogna trasmettere alle ragazze e ai ragazzi il senso del limite. Educarli significa questo, sapere che non ci si può consentire tutto, sapere che ci sono delle regole da rispettare nella vita e queste regole servono a vivere in serenità tutti quanti insieme. La scuola per i tagli alle corse del CSTP. Ci sono questi disagi, insomma, che cosa sente di dire e come risolvere questa problematica? Ma dovrà verificare anche l'azienda la possibilità di corrispondere quanto più possibile alle esigenze dei quartieri e delle famiglie. Ovviamente le aziende risentono dei tagli regionali che abbiamo avuto in questi anni, che in qualche caso veramente sono stati irresponsabili. Irresponsabili hanno messo in ginocchio il trasporto pubblico locale. A volte quelli che fanno i contabili non si rendono conto delle ricadute sulle famiglie, a volte diventano problemi davvero irrisolvibili, quelli legati alla mobilità e al trasporto. Lavoreremo con il CSTP, cercheremo di premere perché facciano il massimo sforzo possibile per mettere in condizione tutte le famiglie di godere del trasporto pubblico.
questi che sono i progetti educativi e formativi della scuola, per cui grande sforzo dell'amministrazione, ma sempre presente, e si fa davvero si fanno veramente miracoli, ma nella convinzione che la formazione dei bambini è veramente la cosa più importante, quindi la cosa essenziale per la nostra città. Per il suono della campanella ci sono state difficoltà questa mattina o l'anno si è aperto in maniera regolare in tutte le scuole? Davvero mi risulta che è andato tutto bene, perché io ho seguito come con i tecnici davvero i lavori durante tutta l'estate fino all'ultimo giorno, insomma, per cui non mi risulta che ci siano state delle difficoltà. Forse in qualche plesso deve ancora arrivare qualche arredo, ma è questione di qualche giorno, un po' di pazienza, perché la burocrazia italiana purtroppo non ci permette di stare tranquilli e di fare le cose con snellezza e velocità.